qui! Ciao ragazzi, bentornati su Mario più Rabbids Kingdom Battle. Nello scorso episodio abbiamo fatto il capitolo 3 e oggi faremo il capitolo 4. Meccanismo perfetto. Allora, mi dispiace se anche nello scorso episodio ho dovuto fare lo zoom, ma davvero c'è un piccolo errore nell'editing. Non so perché, ma è proprio il programma che uso che me lo fa. Non so proprio cosa fare. Comunque, 5 sfere del potere, perfetto. Allora, proseguiamo. Ok, questa non è assolutamente la zona per andare avanti. Ok, so che ne ho mancato uno. Scusate, ma sì, è da troppo che ho il mal di gola. Fucina. Però davvero non mi sta andando via. Allora, ancora roba. Scontro alla fucina. Ok, c'era solamente questi due collezionabili. Vabbè. Allora, monete, queste sì che mi interessano. E adesso, perfetto, iniziamo veramente il capitolo. Ok, sconfiggi tutti, vediamo un po'. Allora, tanta roba. Aiutante Flambé cura il 50% della vita, 54 di granata con vampiro. Ah, quella che odierete davvero di più. Io la odio proprio, non posso non odiarla. La Valchiria Flambé. Ustione, tempesto, 50% di riduzione del danno. Poi, vabbè, Ziggy. Ovviamente bestioni. Poi, Valchiria e un altro aiutante. Da 275 era nello scorso mondo a quasi 400 di vita. C'è una cosa orrida. Ok, direi che posso andare così, però direi usiamo Rabbid Mario. Rabbid Mario senza, per favore, farci attappare il naso. Ok, combattiamo. Allora, intanto power. Così facendo potrei eliminare quelli là. Adesso direi, te vai qui. Così, fai questo. Casomai colpisco anche quell'altra? No, per una casella. Vai. Ok, 375 per 25 punti. No, 350, non 375. Dopo ho letto il 75, vabbè. Allora, mi metto qua. E lo elimino, così siamo a un aiutante in meno. Perfetto. Bene, così. Ora, tu ti metti. Quanto è il danno? Non ce la farei mai. O mai. Quindi direi, mi metto qua e passo il turno. Praticamente ho sprecato un potenziamento. Vabbè. Allora, loro vanno con i cosi. Allora, quello scende e fa del malocchio. Ok. Ovviamente mi colpisce. Caso su un milione. Non l'avrei mai detto. Ok.
E ha fatto il 50% di qui, anche quella. Che orrore. Allora aspetta, fin dove arriva la loro vista? Ok, fino a Rapid Pitch. Ora, Rabbit Peach deve muoversi. Anzi no, ti metti qua. Ok, 65. Direi una cura veloce. Sì. Ora, te fai una scivolata su di lui. Ce la fa un secondo, senza essere colpito. No, viene colpito, quindi niente scivolata. Salti. Ti metti qua. Vai con la vista dell'eroe e colpisci questo qua. Perfetto. Ok, ora te ti metti invece qua. Anche se questi cosi mi verranno fuori ovviamente un orrore di bronzo, argento, non mi importa, davvero non mi importa. Allora, fermo qua per favore. Così ti faccio davvero un pozzo di danni. Potrei fare così, però dov'è il divertimento poi? Bene. Perfetto. Ok. Niente. Oh, ma mai, cioè 50%. Ovviamente rimbalzo. 102. Wow. Ok, niente. Taglio. Ok, 35. Basta. Oioi. Guardala quanta roba. Ok, allora, direi te fai questo. Anzi no, fermi. Tu prima fai questo. Ti piazzi qua. Poi aspetta, facciamo così. Piano piano. Te questo. Poi salto. Intanto prendiamo le monete che sono arrivate fin qua. Ma purtroppo uno protegge l'altro, quindi è un po' un problema. Ok, quello è KO. Perfetto. Allora, la Valchieria proprio deve andare dove so io. Quindi ciao ciao. Lo so, sto distruggendo ripari, però non ho spazio poi per via dei piroclasti, perché se io mi fossi messo qua avrei anche potuto, ma c'era la Valchiria, quindi avrei dovuto mettermi qua. E alla fine no. Allora, aspetta. Adesso posso anche andargli vicino qui. Ok, adesso danno a te e ti saluto. No, ci vado anche così. Con te vado qua. Ok, poi me ne mancano due. Spero di farti il critico. Niente critico, ovvio.
Oh, se si tratta del 50% va benissimo. Se no proprio... Ma dai! Cioè, non becca proprio i suoi, eh. Dai. Si è curato. Ok, la bomba fa... Ok. Meno male non ha fatto il critico, se no davvero potevo arrabbiarmi non poco. Ok, te vai qua. Ok, l'unico problema è che per salire su questa piattaforma, su questa qua dove è Rabbit Mario, dovete per forza avere il salto team, se no niente. Allora, te vai qua. O vado qua giù. O se no prima sparo a quello là. Sì, dai, se no non gli faccio mai danno. Prendi tipo bene almeno una volta. Quanto è di vita, scusa? Ok, gli ho quasi shottato metà vita. Ora a te. Scusate sempre la tosse. Mamma mia. Allora, te un attimo vai qui, così sei protetta. Poi, te hai già attaccato? No. Ok, ora. Te ti ripari. Un attimo qua. Dai. Niente. Passiamo il turno. E i piroclasti mai da loro, eh. Cioè, mai, mai da loro. Giustione. Ok, 81. Ah. Allora, scivolata. Ti piazzi qua? Avrei potuto piazzarmi leggermente meglio dietro un riparo, ma... Dai. Ecco, 141, perfetto. Ora, te ti metti qua. Perché devo farti una bella cura. Vai. Perfetto. Adesso te puoi usare. Ok, può usare questa, bene. Quindi potere M, subito. Poi vai. Quanti turni ci metterà? 2 o 3, mi sa. Allora, ti piazzi qua. Vai. Ok. Ok, vai avanti, sentinella, per favore. Cioè, avete visto quanto si è fatta la sentinella? Si è fatta praticamente da qui, dove era Mario. Si è fatta tutto questo giro in un turno solo. Con le vecchie sentinelle ci avrebbe messo tipo 3 turni, e non scherzo. Allora, adesso me ne manca uno. Ok, praticamente è finita, vai. Se non ci fosse stato questo critico... Allora... Ok, no, 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 è finita, bene, bene, bene. Ah, vai. Ok.
6 su 7, perfetto. Ok, possiamo proseguire. Siamo già a 15 minuti, wow. Anche in un mondo meccanico, i Rabbids hanno problemi a socializzare. Ok. Dobbiamo trovare il modo di scendere, ma i tubi sono inutilizzabili. Ah, forse quegli interruttori possono aiutarci. Ok, allora questi puzzle adesso diventeranno davvero no senso. Allora, perché dovete letteralmente seguire i tubi. Davvero. Allora, avanti. Avanti. No, ho sbagliato. Ok, datemi un secondo, Ok, era un collezionabile. Bubu 7 teflambe, ok. Ora, io mi sto riguardando, non sto scherzando. Vieni qua, se questo è attivo. Mi sto riguardando l'episodio di Tasmafan. Perché davvero mi piace troppo Tasmafan. E più che lo guardo, più i Bubusette te mi fanno ridere. Quando... davvero, i Bubusette te ora mi iniziano a piacere come personaggi fatti a sé. Non come... nemici, come nemici li odio. Però come personaggi normali mi piacciono. Allora, un attimo, Ah, questo è per salire e per scendere. Vediamo un po'. Ho sbagliato, questa era senza uscita. Allora, devo attivare questa. Poi da qui devo arrivare qua. Così. Dobbiamo andare. Ok, sembra di sì, ma devo girare bene la cosa. Mi sa che ho sbagliato. Ora va bene. Ah no, dovevo... dovevo andare di qua. Siamo qui, il fungo potrebbe servirmi. Mi servirebbe un po' di fungo. Ora vediamo se torno indietro. Posso riuscire a prendere il fungo? Sì, il fungo mi dispiace, questa strada in più. Però serve, mi serve troppo. Ecco, a Mario ad esempio ora è salito di 140 punti vita. Quindi davvero, il fungo su di lui è troppo OP. Davvero troppo troppo OP. Allora, mi serve questa. Forse questo. Ok, serve questo, vai. Ok, ce l'ho fatta? Assolutamente sì, perfetto. Ok, prossima battaglia. Ok, allora, oh mamma. Allora, uno, due Bubusette, un aiutante. No, due aiutanti. Allora, quanti Bubusette? Uno, due, tre, quattro. E mamma mia, vabbè. Scusate, ho dovuto tagliare lo starnuto.
Allora, no. Vediamo un po' chi posso usare. No, no, rimaniamo così, dai, rimaniamo così. Combattiamo. Power. Oh yeah, Mario time. Scusate. Allora, te ti metti qua. Ho già un piano. Vai. Ok, te entri là, ma tanto rimani distante. E con questo sei caput. Perfetto. Ciao ciao. Ok, e primo nemico andato. Ora, con te mi posiziono qua. Passo il turno. Ora devo andare nella zona dei Bubusette, te. Accumularli e poi distruggerli. Ok. Tipo, il prossimo turno ho già sconfitto quei due Bubusette, te. Solo per dirvi. L'aiutante ora va lì. Mamma mia che mira. No, cos'è? Ok, super effetto miele. Devo levarli da lì allora. Allora, danni qua. Poi venite qui. Venite qui. Allora, direi su di te. Vai. Ok, due Bubusette che fatti fuori in un colpo. Perfetto. Ora, direi cura assolutamente. Poi un attimo, 4 e 4, ok. Te vai qui. Ti posizioni qua. Sto cercando di pensare. Allora, tanto vista. Così se fa rimbalzo lo colpisco, vai. Perfetto. Ora vai qui. Qua. Mi metto. Qua giù. Sì. E poi con la sentinella la lancio. La sentinella. Non è che la lancio, ma la mando verso loro. Direi questo qua, dai. Sperando nel critico. Critico. Perfetto. Ah, tre Bubusette te in un turno. Mi sento proprio soddisfatto. Aglio, 111. Ok, 81. Quello si è curato. Ah ah, volevi, eh. Allora, monetine. Adesso l'aiutante è tutto tuo. Quindi, che è successo? Vabbè. Allora vai qui. Così sono al riparo dal Bubusette. Spero in un critico. Niente critico, ovviamente. Non importa. Tanto prossimo turno è ciao ciao. Ora. Perfetto. Adesso te torni indietro. Anzi no. Devo attaccarlo dal lato. Ok, quindi da qua. Quindi te, con il suo aiuto, vai qui. E gli fai questo. Perfetto. E adesso te. Quanta vita? 72, bene.
ti piazzi qui. E ciao ciao. Ho messo il Rapid Pitch, così facendo, se ci fosse stato un critico, l'avrebbe solo spinto in avanti. Direi che la guardia del corpo va bene. Dicevo, se Rapid Pitch avesse fatto il critico, infatti c'è stato, lo avrebbe solo spinto in avanti. E quindi l'avrebbe praticamente fatto andare nella direzione laggiù, dove poi Mario lo ha potuto finire. Se invece non ci fosse stato il critico, sarebbe rimasto qua. Mario avrebbe fatto il salto team, messo qui, e lo avrebbe colpito comunque di nuovo. Ah, mi è piaciuta questa mia giocata, proprio... Wow. Allora, come hai fatto te? Io vado così. Così facendo ti prendo. E ti finisco con il vampiro, sperando. Ok, tanto sei l'ultimo, te è vero? Sì, sei l'ultimo. Ciao ciao. E abbiamo finito, 4 su 4. Perfetto. Meccanismo perfetto. Ok. Tante monete e finalmente un oro. Allora, qua c'è roba che non posso attivare. Ok. Tra qui ci sono i tarocchi. Ok, non limousine. È bello vedere un Rabbid farsi il sedere quadrato. Oggi sono in formissima. Non l'ho proprio capita. Vabbè. Ah, in formissima. Perché il quadrato è una forma. Vabbè, voglio apprendere. Allora, incidente divertente. Ok. E nuova arma. Ok, allora cerchiamo di fare veloce. Ok, vai. E fine, perfetto. Bastava prendere la statua che c'era qui, metterla qua, si entrava, prendeva quell'altra e via. Perché questo qua bloccava, vabbè, l'entrata qui. Ok, qui c'è. Occhio vispo, se ne avete subite troppe, rifatevi alla cara regola dell'occhio per occhio, usando un occhio. Ok, lo vedremo tra qualche secondo. Allora, sarebbe stato fantastico giocarci a bike polo o usarne la catena per legare un catenaccio. Povera bici. Ah, è sempre la solita cosa, ok. Per favore, telecamera. Oh. Ok, capitolo del mid boss. Oh mamma mia. Allora, direi di vedere quest'arma e basta. Allora, dov'è? Sono nelle armi secondarie, Cioè, non me la fa vedere? Ah no, è qua, ok. Occhio vispo. Allora, buona. Un turno di recupero. Vabbè. Buona. Contro i bestioni, ovviamente. Però non la voglio. Non la voglio assolutamente. Ok. Vabbè. Aspetta, c'erano altre armi? No, ok.
Allora, mettiamo l'abilità e finiamo l'episodio. Allora, direi di fare questo, casomai. O questo. Allora, o potenzio al 70% l'attacco, o se no aumento questo. Direi questo. O la vita. No, direi i passi, direi. Allora, te invece lo scudo o la scivolata? Lo scudo, prima la difesa. Poi te... no, 62. Ok. 82 te... un po' alla vita. 62 anche te, direi i passi. E poi Rapid Yoshi... un po' la vita. Dovrà aumentare un po' anche la vita di Luigi, visto che lui è l'unico che ha meno di 300 di vita, vero? Quasi 400. 405. Sì, era l'unico. È l'unico con meno di 300 di vita. Poveraccio. Allora, 62. Dove li metto questi 62? Li metto qua? Sì, dai, li metto qua. Ok, quindi, nel prossimo episodio andremo dal mid boss. Alla prossima. Ciao!